tassa unica funziona in 40 paesi al mondo. La certezza, che è funzionata ovunque l'abbiano applicata, è che se chiedi meno tasse, c'è più gente che le paga. Oggi si arriva a una tassazione che arriva al 75% nel campo del privato, e chi può non paga. Chi può ti frega, chi può va all'estero, chi può elude, chi può fa il nero. Ecco, se riduci le tasse ovunque sia stato applicato questo principio, la gente è più, non dico contenta, qualcuno da sinistra diceva che bello pagare le tasse, allora nessuno gode nel pagare le tasse, però un conto è se mi chiedi il 60, un conto è se mi chiedi il 15. Quindi lo Stato incasserà di più, non di meno, perché pagano tutti, pagando di meno, e soprattutto torna in circolo il denaro. Io sono ad esempio per l'abolizione del limite al pagamento in denaro contante, perché uno deve essere sotto il controllo fiscale della sua banca, dell'Agenzia delle Entrate. Lascialo circolare questo denaro, altrimenti la gente va all'estero a comprare le cose, a spendere, a investire, ad aprire aziende. Quindi chiedendo di meno, abbassi l'evasione fiscale e per assurdo lo Stato incassa di più. Più alzi le tasse, più strozzi la gente, più aziende chiudono e tu, non occorre, non è un discorso particolarmente intelligente, è un discorso che uno studente delle superiori Partitaccio. riuscirebbe a fare, e questo poi si ripercuote sullo scontro sociale, perché è chiaro che se tu arrivi a casa incagnito perché hai i tuoi 800 euro di mutuo che non sai come coprire a fine mese, non sei portato a sorridere al tuo vicino di casa sull'ascensore, e quindi da qua violenza che chiama violenza. Sulle case popolari nelle periferie, il nostro obiettivo è che prima vengano gli italiani in difficoltà, giovani coppie, anziani, separati o divorziati. E quindi fa parte dello stesso pacchetto che parte dalla culla e arriva alla pensione. Ridare diritti a chi oggi ha meno diritti, che sono gli italiani. La sinistra si è occupata per mesi dello ius soli, però ci sono alcuni milioni di italiani che hanno la carta d'identità italiana in tasca che per loro vale di meno. E quindi rimettere al centro i cittadini italiani in difficoltà, con un pensiero particolare, a quei 4 milioni di italiani disabili, che sono gli ultimi degli ultimi degli ultimi che sopravvivono con 280 euro al mese. E non sono qua a pensare, ma io a Capodanno cosa faccio? Caviale, champagne, il cappone, il capitone o che cos'altro, perché già hai uno svantaggio. Se poi lo Stato italiano ti prende in giro con 280 euro al mese, quindi ripartire dalla fine, ripartire dagli ultimi, riguarda anche i bambini disabili che non hanno l'insegnante di sostegno in classe. E su questo abbiamo le idee molto chiare.